Letizia nel cuore Onlus è un'associazione, una Onlus, ha come obiettivo quello di occuparsi di disabilità relativamente a bambini che hanno avuto la disgrazia di subire delle patologie cerebralmente invalidanti molto grave. E ispirandoci a Letizia abbiamo pensato di fare qualcosa per poter dare ai ragazzi, ai bambini e alle loro famiglie un sollievo, un aiuto che poi si realizza principalmente nel consentire loro di avere degli educatori specializzati con una certa periodicità durante la settimana, che vadano presso le abitazioni o che si occupino dei bambini e dei ragazzi e consentano anche alle famiglie di fermarsi un attimo. L'attività principale è proprio quella di riuscire a consentire con un sostegno economico il rapporto con gli educatori. Poi abbiamo individuato delle altre attività come l'acqua gym, quindi la ginnastica dedicata, una piscina che ha una struttura specifica con dei fisioterapisti. Abbiamo anche realizzato altri tipi di attività come la ipoterapia, piuttosto che portare alcuni dei bambini al mare, in spiaggia, e poi in alcuni casi ci siamo dovuti occupare di un sostegno economico durante ricoveri o finalizzato a visite mediche o all'acquisto di supporti per la vita quotidiana. Durante il momento del Covid, con la didattica a distanza, abbiamo potuto comprare dei computer, piccole biciclette quando è possibile consentire questo tipo di deambulazione di attività, oppure anche la danza. Al momento riusciamo a seguire, grazie al sostegno economico che ricerchiamo principalmente sul territorio e anche grazie al 5 per 1000 che riusciamo a raccogliere, 22 bambini o quelli che sono diventati ragazzi. L'associazione si è rivolta subito sia ai privati sia alle aziende che si sono rese disponibili a delle donazioni. Poi abbiamo un sito dove pubblichiamo tutti gli esiti della nostra raccolta, quindi anche gli impieghi, quindi le attività che facciamo. Nessun tipo di retribuzione viene data a chi si occupa della Onlus. Tutta la raccolta viene devoluta ai bambini e alle famiglie di questi bambini e ragazze. Molti dei nostri educatori si occupano magari di stimolare i bambini anche in base a quelli che sono i loro interessi. Ad esempio, c'è a chi piace sentirsi raccontare delle storie, cantare dei ritornelli, anche insegnare a cucinare quando è possibile, insegnare a dipingere. Tante piccole attività che si possono realizzare quando si riesce a mantenere questo filo, a dare continuità al rapporto tra il bambino, il giovane adulto e l'educatore. Nel percorso di crescita di questi ragazzi poi è sempre più necessario evitare che, una volta finito il percorso scolastico, ove possibile, il bambino, che è ormai un ragazzo che poi diventerà un adulto, si rinchiuda in casa o si rinchiuda anche la famiglia stessa. Dare un sostegno anche emotivo, oltre che fisico, oltre che economico, diventa ancora più importante. Per me l'Italia che cambia è venire a conoscenza del grande impegno che comunque in questo paese c'è a livello individuale e uscire dal canone che ognuno vive rinchiuso all'interno dei propri egoismi.
piano, un po' effetto.